Ore 21 trascorse da 13 minuti, 21 e 13 per l'esattezza, e chiedo scusa se sono un attimo impacciato, ma di sera non trasmetto più da una vita, veramente da un'epoca storica che era il 1981, e quindi mi devo riabituare, ma poi ci si fa il callo perché l'altra notte ci siamo sentiti intorno alle 3:30, per cui l'anima, l'alma, come si dice in spagnolo, del vecchio speaker esce fuori. Allora, 21 e 13 minuti fra calcio e realtà, fra calcio e realtà, M91 Live naturalmente, come dice il titolo italiano, fra calcio e realtà, parleremo di attualità e di calcio in quanto il campionato è fermo, quindi questa è la Roma, momentaneamente va in letargo, ma non è detto che non si debba parlare pure della Roma, dipenderà un po' dagli argomenti che usciranno fuori. Intanto la più cordiale buona serata giunge a Gloria Vaida, ciao Gloria! Buonasera a te, buonasera a tutti. Marco Follese da Imperia, ciao Marco, buonasera. Buonasera Roberto, buonasera a tutti. Allora, intanto io vi chiedo scusa se vi ho distolto dai vostri apparecchi televisivi, non so che stavate seguendo. Gloria, probabilmente la. No, a te stavi seguendo la telenovela de Maria Assunta Vatto la Pesca, va bene Ma così. no, no, Netflix. Oh, Follese forse stava seguendo qualcosa sui mondiali, se non vado errato, no? Portogallo-Corea. Eccola là, pensavo Portogallo-Genoa, no, Portogallo-Corea. Vabbè, poi dopo ci arriveremo sul calcio. Allora, diventiamo un attimo seri, anche perché da oggi, in gergo, di mass media si dice che è partita l'operazione Ischia 2 perché il maltempo la rifà da protagonista sulla nostra penisola. Sappiamo tutti quello che è accaduto a Ischia, i morti che purtroppo ci sono stati. Io vorrei da voi due un brevissimo pensiero. La prima riflessione che vi viene, così in mente, la prima riflessione a occhio riflesso, nel senso che dopo aver visto tutta questa tragedia, magari che idea vi siete fatti? Allora, Gloria, cominciamo da te. Chiaramente sgomento, amarezza, quello c'è. L'idea che ti sei fatta di questa Certo. tragedia si sarebbe potuta evitare oppure no? Allora, il nostro paese è un paese che è idrologicamente instabile. Se si poteva evitare o no, questo non spetta a me dirlo. Però una cosa la posso dire, una male gestione, amministrativa. Nel senso che non si può dare permessi per costruire case su dei piccoli promontori, quando sai già che in alcune località, se piove tanto, ci possono essere delle frane. Quindi, secondo me, se colpa si può dare è di queste costruzioni. Così, senza nessun criterio, senza nessuna valutazione ingegneristica, e quindi, ma non solo a Ischia, io parlo un po' in generale in tutta Italia, c'è un po' troppa libertà, no? Bisognerebbe stare un pochino più attenti dove si costruiscono case, dove non ci sono più alberi che possono D'accordo. trattenere l'acqua o il fango. Questa è la mia idea. Poi Oh, speriamo che non accada più. reghiamoci in web radio a Imperia dove c'è Marco Follese. Marco, tu che idea ti sei fatto? Concordi con Gloria o c'è qualche altro particolare che vuoi rilevare, che vuoi evidenziare? No, sono perfettamente d'accordo. Poi lo dico, la settimana scorsa, Gloria lo sa, mi sono preso una fifa perché mio figlio era in vacanza da quelle parti, era in vacanza, era in gita. E ho seguito la vicenda e tutto, ho sentito anche in televisione, pareri. Se firmano condoni, danno le autorizzazioni a costruire case sulla montagna, poi le tragedie ci saranno sempre. Non c'era niente a norma, diciamocelo papale papale. Purtroppo è così. Cioè, da quello che noi abbiamo visto e letto, sembrerebbe essere proprio così, giustamente, no? Se firmano i Certo. permessi, danno permessi per costruire sulla montagna, è normale che se poi viene un diluvio, viene un ciclone, poi ci sono le tragedie. Non è la prima in casa, che succede, scusate, era successo, se non sbaglio, a Salerno anni e anni fa, e
è successa quella di Genova, anche a Genova era successo un macello con morti per un'alluvione. Siamo nel 2022 e ancora ci sono queste cose, ma scherziamo. Io sono che chi ha sbagliato deve pagare, deve finirsene in galera. Poi sarò drastico, ditemi quello che volete. No, no, stiamo sentendo con attenzione le tue considerazioni. Poi ci aggiungiamo sopra. C'è chi ha sbagliato, chi ha messo la firma? C'è, ci sono le persone che hanno messo la firma per far costruire le case là. E poi hanno dato, ecco, e poi sono state, almeno a quanto abbiamo appreso, sono stati dati una massa di condoni perché c'era l'emergenza Covid e quindi determinate situazioni sono state sanate di fatto senza forse dico alcun criterio di sicurezza oggettiva. Poi dopo si piange sul latte versato. Il problema sai qual è? È che purtroppo in Italia la burocrazia è un male incredibile. Allora, per aggirare questi ostacoli, l'ostacolo della burocrazia, che cosa si fa? Si va dal assessore o piuttosto che dall'ingegnere del comune e si dà una piccola percentuale, la solita bustarella, e quello prende firmette da potrebbe, e poi potrebbe essere andata così, perché sì, tu non potrebbe, hai, no, cioè, io non sto dicendo che è successo a Ischia questo, sto dicendo che è un mal costume italiano. Quante inchieste le Iene hanno fatto su questo tipo di traffico? Sì, 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 tante puntate, molte. Quindi, puntate, non è vero. Che sto dicendo, non sto dando né nomi né cognomi perché non li so e non li voglio nemmeno sapere, ma sto dicendo un dato di fatto. Quindi è inutile che poi dopo ci lamentiamo, piangiamo, ci disperiamo e in televisione diciamo speriamo che non accada più. Intanto coloro i quali si prendono ste mazzette e chiudono l'occhio per dare il permesso a costruire o il condono, innanzitutto dovrebbero pagare in galera e ciao, butti la chiave e ti saluto. Se non finisce questa situazione ci sarà sempre. Che poi il tempo sia cambiato, che quando piove ormai non piove più in maniera normale, ma vengono giù dei torrenti d'acqua, c'è poco da fare, insomma, è la natura e non la puoi fermare. Beh, vabbè, che il clima sia modificato rispetto a quando eravamo ragazzi, questo è un dato di fatto inconfutabile, sì. No? Certo, certo, infatti su quello non possiamo dire nulla, nel senso che se il clima cambia si potrebbe fare qualcosa, però di fronte a una, non è che ti puoi mettere con le mani in alto a fermare l'acqua, no. Però si potrebbe evitare che quando piove tanto le case non crollino in quella maniera, certo. O che non ci sia una valanga di fango che... Il casino, Marco, ma anche voglio dire, prego. Ora lasciamo stare un attimo Ischia, che sarà una tragedia incalcolabile, sì. Però anche qui noi a Roma, quando piove tanto, si allagano le strade. Allora lì è un minimo di attenzione, no? I tombini vanno puliti, prevenzione che non c'è, esatto. Esatto, quando piove tanto. Con i tombini puliti l'acqua va giù e le strade non si allagano. È una cosa stupida, si potrebbe fare senza nessun tipo di problema e non si fa. E a Roma quando piove tanto si allaga. Allora, un attimo, Gloria, hai detto adesso benissimo una situazione negativa al massimo di Roma quando piove, ma a Imperia invece che succede? Marco Follese. Cioè i tombini vengono puliti? No, no. No? Sì, ogni fine estate il sindaco fa pulire i tombini, perché poi noi abbiamo un torrente dove è pieno di canne e che se piovesse forte ci sarebbe un disastro. Poi invece lui ogni fine estate, verso il 21-22 settembre, fa pulire i tombini, fa togliere queste canne. No, no, sotto questo punto di vista stiamo bene, siamo fortunati. Che sindaco pensa alla città, anche perché le tragedie precedenti che sono accadute nella regione di Liguria fanno da monito.
Sì, infatti appena c'è una sensazione che ci sia un diluvio, qualcosa, cosa fa? Chiude le scuole, chiude i cimiteri, chiude il comune, subito allerta. No, no, su questo non ci possiamo lamentare qua d'Imperia. Oh, anche se poi, anche se poi, caro Marco, mal costume italico, che quando si prendono precauzioni a prima vista eccessive, si critica a tutto spiano, a 360 gradi, perché sia il sindaco di Imperia che di altre province sono stati accusati di eccessiva severità, però... Io preferisco un'eccessiva severità anticipata, magari che poi non accade nulla, però tu ti sei preparato al peggio, piuttosto che dire tanto qui da noi non succede niente, siamo in Italia, e poi davanti a te c'è la tragedia, no Marco? Sì, ma sai quante litigate mi sono fatto sui social, sulle pagine cittadine, che gente diceva, ma è troppo duro, chiude le scuole, allerta qua, e io glielo scrivevo, ma è molto meglio prevenire che poi piangere una tragedia. Questo fuori di posso intervenire? Aspetta un attimo, ecco, allora proprio, no, proprio su questo malcostume, sia sui social che nella vita quotidiana, no? Ma troppo allarmismo, no, eccessivo, ma sempre a gridare al lupo, poi non ci crede più nessuno. Però secondo me è sempre meglio ampliare i rimedi, le precauzioni, piuttosto che dopo vedere i fatti compiuti che devi contare i morti, rifare il paese, ricostruire la vita dove è stata distrutta. Gloria? Sì. No, io dicevo che comunque in Italia abbiamo sto brutto viziaccio che dovremmo un pochino parare, no? A non averlo più, però sarà molto difficile. Che comunque o se c'è allarmismo o non c'è, ci lamentiamo sempre. Allora, se c'è troppo allarmismo, mamma mia, esagerato. Se non lo fai, però potevano avvertire, quindi voglio dire, è vero. È così, purtroppo viviamo in un paese di contraddizioni. Siamo in Italia, no? Giustamente. Esatto, allora, io preferisco un allarmismo eccessivo, magari forse pure leggermente ingiustificato, ma quando la protezione civile lancia l'allarme rosso e dice corriamo ai ripari, non c'è mai da sottovalutare la situazione. Vi dico che adesso praticamente dalle 16, adesso sono le 21:25, a fasi alternate nella nostra città, noi siamo in capitale, non so Imperia cosa sta facendo, sta piovendo, ma piove da oggi pomeriggio alle ore 16, non è che ha smesso qualche volta, poi ci sono sgrulloni d'acqua improvvisi, poi un po' di meno, ma sta piovendo. Quindi a Roma è questa la situazione. Diciamo che è tutta l'acqua che di solito a Roma, e tu mi puoi fare da testimone, a Roma nel mese di novembre piove tutti i giorni. Sì, è vero. Il mese di novembre di quest'anno praticamente sembrava proprio un'estate ritardataria, no? Quindi tutto quello che non ha fatto a novembre lo sta facendo adesso. Sì, in effetti è così. A Imperia invece oggi pomeriggio dalle 16 fino adesso che sono le 21:26, Marco Follese, com'è andata? Bel tempo, c'è un sole, si sa bene. C'era. C'è il sole a Imperia, possibile? C'era. Sì. Bello, fa solo freddo. Freddo sì. Ti dimentichi una cosa, Imperia sta vicino al mare, voglio dire, no? Sì, però è quel freddo secco pungente, privo di umidità, che insomma ti fa stare bene anche se fa freddo, ti copri e va bene così. A Roma tante volte, sì. Cara Gloria, invece abbiamo un'umidità che è diventata eccessiva. Mamma mia! Sì, a volte quando a Roma piove fa più freddo di quando non piove, ma perché è umido e quindi senti un freddo incredibile e vai con i termosifoni. Io ricordo un viaggio che ho fatto in pieno inverno con una bufera di neve a New York e faceva un freddo della Madonna ed è un freddo pungente al massimo. Sì. Però era un freddo secco, quindi era un freddo sopportabile per quanto
cioè una tempesta di neve, sì, sì, che non potevo prendere. Qui invece magari una pioggerellina romana densa di umidità ti fa sentire un mal di ossa da paura dopo. Esatto, sì, è così. Oh, andiamo a chiudere la prima parte di questo Fracalcio in realtà M91 Life con una considerazione conclusiva. Comincia Marco Follese da Imperia. Abbiamo segnalato in maniera molto sintetica e molto spicciola la tragedia di Ischia. Secondo te, Marco, sarà da monito per evitare altre tragedie, oppure come di solito siamo in Italia, passata la paura si ricomincia come prima? Guarda, la mia paura è che ce ne saranno altre, ma perché siamo in Italia proprio, perché ce ne sono state negli anni passati, si è sempre detto che faremo qualcosa, non hanno mai fatto niente, a meno che con questo nuovo governo si faccia veramente qualcosa. Qualcosa possa cambiare, vero? Già sta cambiando le cose. Gloria, tante volte... Gloria, noi devo correre sulla prima parte. Ok, Gloria, noi tante volte sentiamo straripamenti di torrenti, di fiumi e via discorrendo. Si stanziano i soldi, se poi questi soldi non vengono investiti praticamente, nel senso che non si costruiscono i miglioramenti degli argini dove non c'è nulla, magari da lì a un anno e mezzo ritorna un nubifragio, un cataclisma meteorologico, un'avversità atmosferica, eccolo lì che rischiamo da capo a piedi. Possibile che non si riesce mai a fare qualcosa in questo perché settore? Perché non ci sono controlli validi, secondo me non c'è un controllo... No, i controlli della protezione civile ci sono, scusami, permettimi. No, io parlo proprio di controlli amministrativi, cioè se io un'azienda, vado a un comune, qualsiasi esso sia d'Italia, e faccio una proposta di un lavoro di argine di un fiume, e loro mi danno a vinco l'appalto e tutto quanto, poi dopo ci deve essere il controllo da parte del comune che va là e controlla che tu stai facendo realmente quel tipo di lavoro e stai facendo realmente bene. Se non lo fai o c'è un rallentamento o i materiali che usi non sono adatti per quel tipo di lavoro, ti tolgo il permesso che ti ho dato, ti faccio pagare una penale, perché vedi, in Italia purtroppo c'è questo brutto vizio che sì, gli puoi dare pure un paio d'anni di galera, ma tanto non ci andrà mai nessuno, però se li prendi nel portafoglio e lì so dolore, perché lì i soldi devono cacciare, capito? Se tocchi i soldi, sì, salate, esatto, belle multe salate per tua ditta, azienda che non hai adempito a un lavoro che ti è stato commissionato. Siccome non ci sono questi tipi di controlli, è un po' qui in Italia fanno un po' tutti come cazzarola di pare, quindi tragedia. Bello il termine romanesco che traduce molto bene l'idea di disappunto, di disagio e di critica che ha fatto Gloria Vaida. Quindi chiudiamo questa prima parte, cara Gloria Vaida, caro Marco Follese, dicendo che se si diventa un po' più pratici come interventi, non solo di protezione civile ma anche di riadeguamento delle strutture, è chiaro che limiteremo i danni, non dico al massimo, ma almeno controlli. Esatto, controlli. E io manderei la finanza, ecco, guarda, la finanza. Gloria, un attimo solo perché dobbiamo chiudere la prima parte. Allora, quindi okay, se oltre i controlli, come dice Gloria, la certezza delle responsabilità, come abbiamo detto tutti e tre, io da studio e loro due come ospiti in onda, ci fossero, forse qualcosa migliorerebbe. Adesso non posso chiudere con la speranza che Gaeta sia l'ultima tragedia che è avvenuta sulla penisola italiana. Poi davanti all'imprevedibile chiaramente possiamo adeguare tutte le misure che vogliamo, non possiamo fare nulla, però dove possiamo intervenire si deve intervenire, perché tante volte anche sulla tragedia di Ischia
si è fatto polemica, si è fatto critica, il colore politico, no, perché quello è di qua, quello è di là. Signori, dobbiamo salvare il territorio e le vite umane. Non c'entra niente il colore politico del governo, il colore politico di chi No. interviene e via discorrendo. Penso che se ci elevassimo, dico in generale, culturalmente e intelligentemente, forse qualcosa in più potrebbe accadere. Allora, per il momento io mi fermo, do la linea allo studio centrale perché c'è l'insert della Lega del Filo d'Oro. Allora, Gloria rimane collegata da Roma e naturalmente Marco rimane collegato da Imperia un paio di minuti e noi siamo qui di nuovo in diretta con Fra Calcio in Realtà M91 Live, stavolta con un altro argomento. Grazie.